E senza perdere tempo andiamo con la seconda parte di Suami, quindi ci sarà la nascita della piccola Krista. Se non avete visto la prima parte della reaction, l'ho fatta uscire ieri o l'altro ieri, non lo so perché non so che giorno sia oggi, quindi andate assolutamente a recuperarla perché è molto molto bella, lei è molto molto piccina. E iniziamo subito. Quando nascono i bambini per me è il momento mio preferito della reaction e tra 2 mesi nascerà il mio secondo bambino. Anzi, faccio vedere che panza mi sta. Non so se riuscite. È enorme, oggi è la salopette. È la seconda salopette perché ne ho messa una, ma ormai mi stava troppo stretta, non ci stava più la panza, quindi ho dovuto mettere un'altra. Vai, iniziamo. Tutti i guanti, dovete stare tranquilli. Sì. Allora, mi fermo subito un attimo perché vi ricordo che loro avevano le mascherine, quindi per me è registrato un momento Covid, che non so se vi ricordate, ma con gli ospedali è un casino, non so neanche, magari facendo il video poteva entrare qualcuno, ma di solito il parto la mamma era da sola, è stato molto casino col Covid, quindi sicuramente il fratello non ha potuto assistere alla nascita della bambina e il fratello lo vedo molto molto presente, mi piace molto molto come persona. Aspettiamo. Per Suami la sono mamma è a stati 9 mesi casa. davvero duri. L'attesa però sembra non finire mai. Crystal continua a farsi desiderare. Ok, no, sta ancora uscendo. Niente, era un falso allarme. Ridi, era un falso allarme. Mm-mm. Sì, ovvio, dorme questa ragazzina. Ah, c'era lui dentro con lei. Quindi niente, potrebbero mai aumentare, ma dobbiamo correre in ospedale, se no potrebbero ritornare tra 2 o 3 giorni, se no finisco il tempo. Niente, falso allarme. Ok. Ho detto pure ti fanno una visita, porta aperta, ciao, bello, invece. Ma senti, no, è Niente. proprio chiuso. Cioè, sì, io speravo di partorire. E poi mi fanno male, ma Cioè, non avete capito. Quando ci sono le contrazioni, non puoi stare così bene. Non sono contrazioni. Fidatevi, non sono contrazioni quelle, perché quando arrivano le contrazioni quelle giuste, tu stai urlando, ti stai attaccando qualcosa, stai cercando di uccidere qualcuno, quindi quelle non sono contrazioni. Andiamo a casa. Come gli vorrà lei, io? La scelta è la sua. Meglio, stai con Ginevra, stai in compagnia, stai con zia, tutto a posto. Goditela, dopo perché poi la la paura pancia ti per il mancherà. falso allarme, Suami ha deciso di trasferirsi a casa di zia Simona, a Roma, in modo da stare più vicina Ok, ci all'ospedale. sta. Contro ogni previsione, però, la notte passa tranquilla. Crystal non Ottima. sembra voler ancora farsi vedere. I dolori del parto non me li immagino. Fai bene. Perché con le poche contrazioni che ho avuto sono stata malissimo. Ah. E quando sono andata in ospedale mi hanno detto che non è niente quello che ho avuto. È quello che ho detto io, che con quella faccia lì, quelle non sono dolori. Ma non voglio spaventarvi perché adesso non so se lo sapete, cioè dicevo, non so se lo sapete, devo ancora raccontarvi. Io in teoria avrei dovuto fare un cesareo e io arrivo da un parto naturale traumatico, terrificante, ma mai io vorrei fare il cesareo, voglio rivivermi tutto quello che ho fatto anche nel dolore, quindi vuol dire che è un momento magico, altrimenti mai direi una frase del genere. Sono molto di più, quindi Ma non riesco a molto, immaginare. cioè molto, tantissimo di più. È tutto, perché? Non mi ha fatto a Manuel, che sta ma fa maschera. Una giornata. Il gatto, Tu ci pensi, cioè adesso noi stiamo a Noiano, pure se stiamo a fare queste maschere, però. Ci sa, lo sai quanto si Tra movimentano. 3 giorni non hai più tempo per Le annoiarti. dormivano, dormivamo perché eravamo stanche, eravamo tornate comunque da una nottata e lei piangeva, quindi. Che bello, non vedo l'ora di vedere. Io pure, non vedo l'ora. Ah, di vederla. Che ti sei imparato a fare? Il pannolino. Ma tutto fondamentalmente perché cambia il pannolino, tutte queste cose sono capace a farle. Ma poi Anche impari se con calma. insomma cambia un pannolino, voglio dire. Poi ci avrei paura un po' tipo quando al latto se si strozza, non lo so, cioè io porterei all'ospedale pure con un corpo di tosse, capito? Come vedete? Guarda come vedete, sempre là state. Chissà Manu se è capace a Invece avrà una paura, mamma. cambiare il pannolino. Dai, ti La prego, partorisci, voglio vedere. A Crystal con la K. sentimenti contrastanti e lunghe attese. Suami sta vivendo gli ultimi giorni di gravidanza, immaginando la sua futura vita da mamma con la piccola Crystal tra le braccia. Ora che il momento di conoscerla si avvicina,
Suami non può fare a meno di pensare a quando tutto è iniziato e interrogarsi sul suo futuro. Per ingannare l'attesa, aiuto, lei non è pronta. Zia Simona le ha organizzato un pomeriggio del tutto insolito. Modifichiamo un attimo le carte. No, le carte? Allora, vai. Sono curiosa. Che poi c'è chi ci crede e chi non ci crede. Io non mi sono mai fatta leggere le carte, quindi non vi posso dire se ci credo o no. Cioè, dovrei farmele leggere e poi vedere se si avverano le cose. Quindi mi astengo dal commentare. Io credo molto alla vita, al destino nella vita, alle cose che accadono. Io a questo ci credo molto. Cosa devo vedere, Suami? Se il mio ex ragazzo torna. Ma cosa vuoi che torni? Ma tieniti lontano. Una persona così non deve tornare. Non se lo merita. Le mie preoccupazioni rispetto alla gravidanza sono state tante. Una delle più grandi, che mi tormenta proprio, è di non riuscire a non far sentire la mancanza del papà Crystal. Poi non solo, io penso ai primi mesi con Dante, anche solo la roba che di notte non dormiva, quindi Alessio se lo portava via 2 ore la mattina per farmi dormire, 2 ore di pianti tra l'altro. Cioè lei non avrà neanche questo aiuto qua, perché la mamma lavora. Poi c'è una roba che dovete sapere, che molto spesso quando si abbassano gli ormoni si ha una specie di depressione, e qui bisogna stare vicino alle neomamme, ragazzi, perché se non ci passate... Aiuto, è tosta. Ah, già ti dico adesso che Matteo non ha nessuno. Ottimo. La cosa più importante. No. Che non ha la fidanzata. Ma è spaventato. In crisi. Non sta bene neanche lui, perché comunque sa che determinate cose che lui ha fatto sono sbagliate verso di te. Quando io ho detto di essere incinta, mi ha detto... Questo avrebbe potuto dirlo anche senza guardare le carte, però vabbè. È una battuta stupida, scusate. Niente, una parola di conforto, niente. Mi guardava freddo, senza dirmi nulla. Brutto. Non è brutto. Chissà come si è sentita, poverina. Può avere mille dubbi, può non accettare, può avere paura, tutto quello che vuoi, no? Però lo accetterà. Quindi torna. Sì. Se decideste di tornare... Ma per me no. Accetterei. Gli dobbiamo dare del tempo. Tu accetti? Ma quella porta te ne puoi andare. Non so, c'è un amore forte, quindi sto male. Cioè, voglio stare con lui, capito? E comunque un'altra cosa. Ma no. Per scendere lui, no? Nella vita tu avrai da scegliere. Cioè, non sarà più lui che deciderà. Ma sarà no. A decidere. E meno male. Tu hai possibilità di conoscere altre persone. È sicuramente migliore di lui. Sei. Ok. Non mi mette per niente paura il fatto magari di trovare un altro ragazzo che non possa accettare mia figlia. Cioè, se non accetti mia figlia, non accetti me, perciò. Rimango da sola. Oh, più brava. Belle parole, bravissima. Sarai una bravissima mamma. Una bravissima mamma. E per carità, sarai aiutata, perché hai bisogno di essere aiutata. Ma per forza, cioè come fa? Oh, sarai fantastica, tesoro. I consigli che Suami ha ricevuto dalla cartomante sono riusciti finalmente a farle tornare il buon umore. Adesso ha un solo... Che difficile! ...aspettare l'arrivo di Crystal. Ho paura del parto tantissimo. Sei fatta bella, eh? Soprattutto del dolore. No, soprattutto del dolore. C'è anche dolore, ma ho troppa paura, capito? Comunque quanto soffro. Sì, sì, capisco. Sono un gran conforto. C'è un fratello che mi guarda e ride, capito? Cioè, lei fa entrare il fratello, non la mamma. Io sto male. Non so perché io, ma come sono una incinta, mi dà. Quanto dura un travaglio di solito? Sì. Ciao, a me. Una media di 12-18. Aspetta, qua. Ah, nella prima gravidanza. Ecco, la mia. 12-18, io ne faccio 21. Tutto io. Vedo proprio che dorme lei, capito? E questo è il problema. Devo svegliare allora. Non ci sta qualche modo? Non lo so, mo cerco su internet. Quando il bambino vuole uscire, esce. Puoi fare tutto quello che vuoi.
passeggiate, tisane, ma il bambino esce quando vuole, quando è pronto. Ecco le scale. Quante scale ho fatto? Non c'è su niente. Mi è servito solo a giocare ai Pokémon e rompere le acque. Tisane, l'abbiamo comprata ieri. Sì, l'ha comprata mamma. Tisane a base di foglie di lampone, non ce l'avevo. Certo. Apermus, che non so che è. Vabbè, direi di iniziare a fare scale. Già sono stanca. Rilassati, quando vuole uscire esce. Straziante. Cioè, non vedo l'ora che arriva quel momento per vedere Crystal e non vedo l'ora di affrontare una vita insieme a lei. Scendiamo? Sta dentro piano ancora, che scende? Niente. Quando nascerà, credo, mi aiuteranno tutti, perché... Lo spero per te, perché poi la gente sparisce, ti dice... In gravidanza ti dice, ci sarò, poi spariscono. Fino a sotto. Magari le prime settimane sono un po' di ansia, perciò voglio stare con mamma. Amica, mo dovrò fare su e giù per 10 volte. Ecco, anche questa roba qua, giustamente lei dice, le prime settimane voglio stare con mamma. Io invece le prime settimane... Io, il bambino Alessio, nessuno deve venire, perché ragazzi, sennò impazzisco. Cioè, ovvio che poi mia mamma venga a vedere il bambino, ma mezz'ora. Poi io sono dell'idea che la mamma deve rimanere con i suoi equilibri iniziali. Poi c'è chi magari vuole addirittura la mamma o la suocera per un mese in casa. Io non ce la farei. No, devo stare io tranquilla con la mia famiglia. No. Ah, impazzisco. Penso che 4 scale bastano. Adesso che Suami ha trovato tutte le informazioni necessarie per affrontare il parto, è davvero pronta. E i rimedi casalinghi per stimolare le contrazioni sembrano aver sortito il loro effetto. Notte, infatti, caso. Cosa si è mosso? Per fortuna, proprio quella notte, mamma Tamara era con lei. Ho iniziato ad avere i dolori la mattina alle 4:19. All'inizio non ho svegliato nessuno perché pensavo fosse sempre un solito falso allarme. Allora aspettiamo un altro pochetto, fa un altro qualcosa, il travaglio e poi... Eh sì, devi aspettare di essere di 4. Ti mandano a casa, se no. Delle mestruazioni. Ho detto vabbè, magari non è niente. Sono stata molto contenta che c'era mia mamma con me, che da sola non ce l'avrei fatta. Già inizia a essere un po' la faccia da dolori. Ti può aiutare una mamma, non ti può aiutare nessun altro, secondo me. È passata. A me viene, mi fa. Ma questa non ti dai, guarda. Guarda lei, mi fa molto ridere. L'ho fatta doccia io. E tu che sta aspettando? È un dolore un po' più forte. Sì. Mi sa che oggi nasce. Stavo addormentando. Che belle labbra che ha lei. Che devo fare? Che avevo portato aspettando. Devi aspettare un po'. Quando sono 5 minuti, ravvicinate 5 minuti. Sei arrivata? Adesso. Non ce l'hai il timer delle contrazioni? Bella, sei una cosa soffrire però. Sta di Fabrizio. Che ho detto? Ti sta prendendo in giro, mamma. Quando Fabrizio è arrivato a casa e mi ha visto che avevo i dolori, mi guardava e rideva. È bello vedere soffrire, ha detto. Adesso. Chi è Fabrizio, il compagno della mamma? Mi sono persa questa cosa. Mi dirà tutto quello che c'avevo davanti, veramente. Però alla fine mi ha fatto un po' di battute, quindi un po' riso. Dio. Te lo giuro. Ecco, ti sembra la faccia dell'altro giorno? No. E Suami raggiunge l'ospedale, pronta ad affrontare il parto insieme a mamma Tamara, nell'attesa che arrivi suo fratello Marco. Il fratello. Arrivata lì però, i dottori le dicono che durante la visita Suami dovrà essere sola a causa delle restrizioni per il parto. Immaginavo. A uno dei familiari sarà concesso di entrare solo al momento del parto. Mi è cascato il mondo addosso perché non ce la facevo, c'avevo i dolori e quindi non... Ma quello è normale. Amore, che dici? Sto bene, ho dolori forti. Quanto arriva la contrazione? Non la segna. Come mai? Non lo so. Mamma pure con la mano mi avrebbe aiutato, secondo me. Cioè, ragazzi, ricordatevi che c'ha 16 anni, tutte queste cose magari lei non le sa. È già fin troppo brava a star calma. Quanto ti sta ancora? Tanti 20 minuti, mezz'ora, vero? Sta facendo un monitoraggio, immagino. Vabbè, ma mi sentiamo fra un pochino. Ok. Ciao, amore.
L'agitazione e l'ansia crescono. Eccolo, fratello. Nel tempo in ospedale arrivano anche papà Nico e Yari, mentre Manuel li sta raggiungendo. Mia mamma mi chiamava ogni 3 minuti con mio papà. Sicuramente erano molto agitati. Direi, sai, sei la figlia. Sì, è una cosa, l'hanno portata su, l'hanno portata. No, ma che sta a farmi due ragioni? Ha scritto Luca, ancora non ha finito. No. L'ha scritto lei? Sì. Ma io adesso gli ho telefonato, io sto, mi può telefonare? Il monitoraggio è una roba che praticamente ti attacca nella pancia e che vede i battiti del cuore del bambino, prima di tutto, quindi se sta bene, e poi le contrazioni. Loro in base a quello capiscono ogni quanto è la contrazione, così in maniera tale che quando sono molto ravvicinati ti fanno una visita, perché fino a quando non sei di 4 cm non ti possono portare in sala parto. E quindi, così almeno per chi non sa che cos'è, almeno una base gliel'ho data. Risponde, Pronto? Au. Che dici? Non ce la facevo. Non c'avevo proprio la testa per mandare un messaggio di... Non ce la fai. Tutti sono ansiosi. Io, per esempio, ho preso la mia ostetrica, che mi segue privatamente, con me, e lei in ospedale, quindi poteva stare sempre con me, anche in un momento in cui magari Alessio non poteva. E quando io avevo i dolori forti, che c'era da chiamare Alessio, ha fatto tutto lei, perché io non c'ero con la testa, io non ho ricordi di questa cosa, dai dolori che avevo non ce li ho ricordi. Io solo un ricordo che sono sdraiata in ascensore, che dico freddo, dopo 10 minuti che sono nuda da qualche parte, non lo so perché, raga, impazzivo. Così di sapere l'esito del monitoraggio, e all'improvviso a Tamara viene concesso di entrare in ospedale. Meno male. Sembra che il momento di vedere Crystal sia vicino. Quindi entra lei. E mi hanno fatto la visita del ginecologo. E poi il ginecologo mi ha guardato e mi ha detto: vuoi andare a casa perché il parto è chiuso. Ma come? Ho detto: no, è impossibile. Ma come? Ho detto proprio che era arrivata. Cioè, è impossibile che c'ho il parto chiuso. 3-4 giorni comunque la dobbiamo riportare qua. Ma come? Non è così. Un'altra falsa allarme. Scoppiata a piangere perché non riuscivo più, già facevo più a camminare, mi sentivo proprio debole. Ah, due sbrigate che l'ho rimessa un'altra volta. Hanno dimessa, sì. Oh, che se sto scherzando, sta qua di fuori davanti a me. Avevo molta paura per il momento del parto. Vedi che è tranquilla. Perché sapevo che le contrazioni che avevo mi sarebbero aumentate sempre di più. Un altro falso allarme. Non andavo avanti, perciò avevo paura tanto. Le aspettative di tutti sono state deluse. A Suami... Deluse anche a qualche giorno, Poverina. Non è una colpa sua. Finalmente il momento del parto è arrivato e tutti corrono all'ospedale più vicino. Oh, ce l'abbiamo fatta, Arrivati lì, però, qualcosa non va come previsto. A Manuel non viene concesso di entrare con la sorella. A sostenere Suami potrà esserci solo un tutore legale, sua mamma Tamara. Ah, ok, sua mamma. Perché non assiste? Dove assiste lui, invece dice che vabbè. Tamara, la tutrice, sta avvelenato come il bestio. Lui è arrabbiatissimo. Voleva entrare lui, carino. Giù, tanto triste, perché mesi e mesi a pensare, comunque a prepararti psicologicamente per un evento del genere. E non è facile, per niente. Per una gioia del genere, soprattutto, e a non star là, poi alla fine... Ti è rimasto male. Te la tolgono, mi sono sentito triste, sì, ma mi ha messo parecchio di cattivo umore, insomma, mi ha buttato parecchio giù. Questo però c'è stato un errore prima, perché... avrebbero dovuto dirlo prima e lui magari avrebbe dovuto saperlo prima, adesso non so se è colpa dell'ospedale o di loro che non sono informati, però questa cosa in teoria penso che si sappia. I dolori del parto? Ospedale, qualcosa di indescrivibile, tanto. Sì. Sono mali reni, fortissimi. Ha chiamato ma si fa, dice a stanza la parto. Dice che già, e mo' dice lei, stava a entrare pure lei. E dice zitto, che forse mi fanno entrare. Mo' speriamo che si sbriga. Almeno non soffre, dai. Io sono il pensiero. No, soffri. Volando via, guarda. Mio padre era agitatissimo. Quando mia mamma l'ha chiamato, mi ha sentito strillare e lui ha detto: non mi va di sentirmi più che soffre. Se mi sento male, mi portano dentro. Oddio, ti prego. Oddio, tra poco tocca a me ancora. Mamma stava a 3.000, peggio di me.
che sì, ti hanno detto? Mi devo un attimo attaccare. Sì. Chi è lei, la zia? Lei mi diceva sempre: vorrei partorire io al posto tuo, non fate soffrire. Ti prego, qualcosa, mamma. Piangeva, poi mi dava la mano, mi stringeva forte. Io la mozzicavo, lei non mi diceva niente. Io ho rotto le mani ad Alessio. Insieme. L'emozione degli amici e della famiglia di Suami, andati lì per sostenerla, cresce sempre di più. In questi 9 mesi di gravidanza sono stati tutti presenti e tutti hanno aiutato Suami a prepararsi all'appuntamento più importante della sua vita, l'incontro con la piccola Crystal. Quando ho fatto l'ultima spinta mi sono sentita proprio libera e ho guardato questa e ho detto: non c'è questa sensazione più bella. Poi me l'hanno messa lei in braccio e ho pianto, ero emozionatissima. Io ho dato l'ultima spinta, è nato, ho guardato l'ostetrica e gli ho detto: è finito questo dolore? E lei mi ha detto sì. Ho fatto: ah, allora potete darmi il bambino. Beh, io ho fatto un parto traumatico veramente, però quando la prima cosa che mi è venuta da chiedere è finito questo dolore? Aiuto, io ho fatto 100 spinte, 100, 3 ore. Finalmente ce l'avevo con me. La piccina! È che non abbiamo il papà, quindi non sappiamo com'è esteticamente. Crystal, chi c'è nonna? Salute! Ciao! Piccola. Amore! Che piccola che è! Non si fa una bella dormita? Ciao! Amore! Sono quella che ti rompeva le scatole quando stavi nella pancia di mamma. Non sta capendo niente, già sonno questa bimba. Senti, raccontami un po', com'è andata? Però è stata bravissima, sia brava. Ma io lo sapevo che era brava. Dorme la pupa? Ti fa dormire un po'? Quando le dormi, dormo pure io. È per forza. Devi alzare, allattarla. No, dopo si alza ogni mago, devo vedere. Ecco. E mangia. Senti, ma Matteo? Matteo mi ha scritto. Ah! Ha detto: so che sono l'ultima persona che vorresti sentire, ma ti dà che è meravigliosa. Ah! Se qualsiasi cosa scrivi, mi hai detto sì, sì, ok. Ah, si è fatto sentire. Vabbè, dai. Cerca di riparare. Per qualsiasi cosa scrivimi, è tua figlia, potresti dirgli così. Qualsiasi cosa chiamami, eh? Sì. Va bene? Ciao amore. Ciao amore. Ciao ciao. Un parto non è mai prevedibile e non è mai uguale. Non è facile descrivere il momento in cui una donna dà alla luce suo figlio, quando il dolore si unisce a un amore senza fine. Suami ha affrontato il parto con grande coraggio. Ha sempre saputo che ogni spinta e ogni dolore che sentiva sarebbero stati ripagati con il più bel premio che ci sia. Questo è vero, La nascita della piccola Crystal. Adesso che il peggio è passato, non resta altro che riposare e raccogliere le forze per iniziare. Dai, sono curiosa. Vediamo come va. Crystal è nata da 2 giorni e finalmente è arrivato il momento di conoscere tutti. Papà Nico, Ah, perché giustamente, essendoci Covid, nessuno poteva andare a trovarla. Stessa cosa che è successa a me con Dante, che però adesso cambierà, voglio spiegarvi in un secondo. E con Dante, che era dopo pandemia, soltanto Alessio poteva entrare 2 ore al giorno. Invece con questo bimbo che arriva il prossimo mese, Alessio potrà stare tutto il giorno e addirittura per 2 ore al giorno si alterna con altri 2 parenti. Quindi, per esempio, Alessio arriva la mattina, che magari porta Dante al nido, sta con me fino alle 3, poi alle 3 va a prendere Dante al nido, arrivano mia mamma e mia sorella, sto sparando a caso, stanno un paio d'ore e poi spero che Ale mi porti Dante 2 ore, o non lo so, oppure lo prende al nido e me lo porta, adesso vediamo se riusciamo, perché vorrei vedere Dante in quei giorni lì. E comunque quindi posso vedere totale 3 parenti al giorno, qua lei nessuno, cioè uno, la mamma. Manuel e Alessio sono fuori dall'ospedale, impazienti di vederla. Eccola! Già con gli occhi aperti, che meraviglia! Sono nonna, mio papà anche era emozionatissimo. Eh beh, ci credo, sua nipote. Ha paura dei miei bambini piccoli. E mia mamma invece l'ha presa e gliel'ha data.
e lui se la guardava, è stato tutto bello. Mi sono innamorato di Crystal a prima vista perché... perché sì, sei lo zio. Quella che partorisce, perché sei zio, perché è una nuova vita che viene al mondo, è un nuovo membro della famiglia. Crystal! Mamma, che piccola! Ecco. E salute! Salute! Che sta smagnaggia? Crystal! Ecco zio Manuel! Mi sono sentito felice, felice perché ero diventato zio finalmente. E la bambina stava bene, era sana, tutto quanto, e mi sono sentito... Quello è importante, quello è davvero importante. Bambino sano. Pensato che era bellissima. Oh, 10 anni tu! È già il ciuccio? Che c'hai, amore mio? Dico così perché da noi, poi magari in altri posti diversi, per 40 giorni se lo allatti devi evitare il ciuccio, perché il ciuccio può dare problemi all'attaccamento alla tetta. Poi magari lei dà subito il biberon, quindi allora potrebbe prendere il ciuccio subito. È come me la immaginavo, sì, con i capelli scuri. Comunque dalle foto assomigliava più a te. Dal vivo non assomiglia. Ma no, ma non dire così. Non fa niente, amore, sei bella uguale. Ma non dire così. Vista dalle foto che io ho visto prima che uscisse dall'ospedale, dicevo, è uguale a Suami, identica. Invece poi, quando è arrivata a casa che l'ho vista, no. Cioè, no. Qualcosa di Suami, ma è uguale a Matteo. Ah. Fa tantissime facce buffe. E soprattutto in quei momenti assomiglia tantissimo al papà. Troppo bello. No, non mi dispiace per niente che assomiglia al papà. A me avrebbe dato sono fastidio. Sono passate 2 settimane dal giorno del parto. Suami e Crystal sono tornate a passo scuro. Dopo i primi giorni passati insieme a mamma Tamara, adesso Suami dovrà cavarsela da sola. La mattina con Crystal sto da sola. È un po' difficile, ma solo per il fatto che non ero abituata a svegliarmi presto. Invece adesso alle 6... Sì, zia. Ho capito, però comunque anche se... fossi andato a scuola ti saresti dovuta alzare presto presto presto, quindi dai, a 16 anni ci si deve alzare presto. Fin da subito ho imparato a fare le cose con Crystal, e quando la prima volta l'ho attaccata al seno si è attaccata facilmente, e il primo pannolino io l'ho cambiato con un po' di timore perché no, pure gli facevo male, però poi alla fine... Io sono andata nella sala per cambiare il pannolino, ho fatto e adesso ho suonato il citofono e ho detto scusa infermiera, mi insegni a cambiare il pannolino perché non l'ho mai fatto. Perché poi appena nascono i bambini la prima cacca è una plastilina nera appiccicata al sedere e al pisellino, cioè capito? Quindi voi immaginate del caprame attaccato sopra che devi toglierli, quindi è difficilissimo. Sono stata brava. Quanti capelli! Per il cipriozzo, mamma. Che c'è? Credo che il legame tra me e Crystal sia nato all'istante. C'è subito stato un qualcosa. Mamma, che piccina! Stava bene, poi la portavano via, piangeva. Era proprio noi. Vabbè, sei la mamma. Certe volte penso quando Crystal sarà grande e gli dovrò raccontare il giorno in cui lei è nata. Lo racconterei come il giorno più bello della mia vita. Non so, tante emozioni, non si possono... spiega. Oh, piccola! Un bagnetto. Non è che è bollente, no? Carino. Essere mamma è bellissimo. Prima non riuscivo ancora a capirlo. No, finché non nasce non capisci. Cosa di troppo grande da dire a parole. Tutti i pensieri negativi sono scomparsi da quando c'è lei. Mi riempie di gioia, di tante emozioni belle. Che fame, mamma? L'unica cosa che mi crea a me un po' di angoscia è il periodo del bambino così piccolo, perché... No, è una noia, anche, ma perché è difficile, cioè da gestire, il bambino non fa niente. Cioè se io potessi pagare dei soldi per tenerlo in pancia un po' di più e farlo nascere già a 4 mesi, lo farei.
So che per qualcuno può essere brutto quello che dico, invece tanti altri capiscono che cosa intendo. Che i primi mesi il bambino non capisci proprio che cos'ha, non piange, non sai, è difficile. Lo farei nascere già il top del top a 6 mesi, così lo svezzi, perfetto. 5. Grazie a Cristo ho ripreso in mano la mia vita, ho iniziato ad uscire, la porto anche in giro, gli faccio fare le passeggiate, ancora non mi sento di lasciare la mia mamma, cioè voglio che sta con me. Quindi brava, con Crystal, brava. Sono contenta di farlo con Crystal. Ecco, un fagottino. E va riempirata, c'è un occhio chiuso e un occhio aperto. Ma lui è proprio carino. Oh, ma da unghiette già come sono cresciute. Tutto bello con lei, quindi non vedo l'ora di affrontare la mia vita con lei e di crescere insieme. Immaginavo di farne un altro. Suami non vede l'ora di trascorrere la prima estate con Crystal a passo scuro, ma sta già programmando di andare a vivere insieme a Manuel non appena la piccola sarà cresciuta. Appena possibile Suami tornerà a scuola per continuare i suoi studi, brava, e diventare una parrucchiera, nel frattempo continua a esercitarsi. Suami e Matteo continuano a sentirsi, Matteo vuole conoscere la piccola Crystal e presto sarà il loro primo incontro. Gnè, io qui storcerei il naso, però capisco che è il papà, ma il papà in questi 9 mesi dov'era? Vabbè. Allora, lei carina, piccina, carina, sicuramente diventata mamma, è cambiata tantissimo. 2 episodi molto molto belli, non c'è stato niente di così che ti fa storcere il naso, perché se vi ricordate negli altri ti veniva proprio in alcune puntate il nervoso, molto spesso lo faceva venire il papà del bambino che doveva nascere, diciamoci la verità. Però tutto carino, molto tranquillo, molto bello. E niente, come sempre voglio leggere i vostri commenti, quindi scrivete quello che vi ha suscitato questo episodio. Io sono qui con il mio bimbo, che tra poco toccherà anche noi. E vi mando un bacio grande. E se mi scrivete anche quale altra reaction a 16 anni incinta volete, io ve li farò. Ciao, vi voglio tanto bene.